Eccoci ancora qui ragazzi. Eh, ciao. Eh, vi avevo lasciato prima quel tutorial precedente che vi avevo spiegato come illuminare il nostro occhio, pulirlo delle sue venuzze rosse all'interno e come abbronzare in un modo abbastanza non vistoso la nostra pelle. Ora per tutte le fans di Clio Makeup vi farò vedere come truccare professionalmente un occhio e eh, prima di tutto andare a levigare la pelle della nostra ragazza quindi eh, come avevo lasciato prima in questa situazione qui eh, vado ad unirmi il mio filtro fotografico fatto prima cliccando con il destro del mouse e mettendo unisci sotto ecco come potete vedere eh, la differenza che abbiamo dal prima al dopo Qui abbiamo il nostro occhio illuminato, la nostra pelle è scurita e qui abbiamo il risultato iniziale. Bene, ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo andare a levigare la nostra pelle. Quindi ci creeremo un nuovo livello, quindi copiato, quindi cliccheremo sul livello 1 e ce lo porteremo su questi qui, così da creare il livello 1 copia. Cosa da fare? Cosa sarà? Eh, sarà tenendo selezionato il pennello ehm, andarci con il livello nero in primo sfondo andarci a selezionare modifica in modalità maschera veloce questo cosa ci serve per fare una maschera veloce delle parti in cui vogliamo levigare non abbiate paura di sbordare perché anche se sbordate di qua non succederà nulla visto che abbiamo selezionato solo la parte che ci interessa mi raccomando, il pennello io l'ho messo morbido, se seguite il tutorial di prima lo vedrete, per chi non l'abbia seguito, e andremo a selezionare tutta la pelle della nostra ragazza, ovviamente eh, non passando sopra i nostri occhi o eh, non passando sopra le nostre ciglia. Quindi non serve fare comunque proprio una cosa precisa, ma l'effetto sarà abbastanza carino. Ecco fatto. Una volta fatto questo cosa facciamo? Andremo a cliccare ancora una volta sulla nostra maschera veloce. Come vedete la nostra maschera veloce ci avrà selezionato il nostro occhio, ma noi non vogliamo il nostro occhio, vogliamo la pelle della ragazza. Quindi su selezione mettiamo inversa. Una volta fatto questo, come vedete, il nostro Photoshop avrà cambiato la nostra selezione e quindi andremo su filtro. Filtro sfocatura, controllo sfocatura. E come vedrete, come per magia, la nostra pelle... Ovviamente non dobbiamo fare una cosa un, troppo vistosa, ma una cosa carina. Andremo più o meno... Ecco così andar bene andremo a levigare così può andar bene andremo a levigare la nostra pelle quindi clicchiamo su ok e con CTRL D selezioniamo <coughs> la nostra selezione come vedrete così ho levigato la mia pelle Ovviamente, come dicevo nel tutorial precedente, ci sono metodi più professionali per levigare la nostra pelle, ma noi su uno sguardo eh, non serve tanto fare quei metodi lì, perché eh, ci serve più, più, più che altro levigare solo la zona vicino al nostro occhio, vicino al nostro sguardo. Bene, per la felicità di voi donne, questi colori si trasformeranno nella vostra palette. <ride> comunque per stavolta io userò un colore più incarnato quindi mi prenderò magari il colore dalla pelle e così via e il colore nero ce l'ho già selezionato quindi cosa andiamo a fare? come facciamo per colorare la nostra ragazza? sempre ci copiamo il nostro livello ci cioè portiamo qui giù e ci andremo a selezionare un pennello morbido con la dimensione che ci serve Vediamo più o meno così può andare bene. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a crearci un nuovo livello. Una volta creato il nostro nuovo livello vuoto, andiamo a selezionarci il nostro colore nero, prendiamo il nostro pennello, mi raccomando che sia un pennello morbido, e Andiamo a selezionarci la zona da truccare Ovviamente voi donne sarete più bravi di me Io non sono un truccatore Però più o meno vedo <ride> Da come si trucca la mia ragazza Che questo è un trucco molto apprezzato Così una volta fatto il nostro trucco cosa andremo a fare andremo a fare selezione andremo a fare filtro sfocatura controllo sfocatura qui ci guardiamo il nostro il nostro trucco e andremo a sfocarlo e come vedete questo sarà dopo in base al nostro quello che ci piace con un 45 penso che possa andare bene Il massimo possiamo anche aumentarlo un pochino metterci un 50 51 così e clicchiamo su ok una volta fatto, se abbiamo sbavato magari dentro il nostro occhio o, o qui fuori, cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra gomma eh, con un'opacità del 50%, per non essere troppo distruggenti. Andremo a cancellare la parte che magari a noi non ci interessa. Ecco, il primo trucco l'abbiamo messo. Ora faremo un altro nuovo livello vuoto e andremo a mettere il nostro, livello, il nostro trucco incarnato. Io come faccio a mettere un, un trucco incarnato in base alla nostra pelle come davvero professionista? Vado a cliccarmi il mio pennello e sulla sezione di colore in primo piano vado a cliccare il colore della mia pelle. Ovviamente lo scurisco un pelo di più e così otterrò il mio colore incarnito. Quindi cosa andrò a fare? Andrò sempre col mio pennello morbido, aumento un po' il diametro, andrò... non abbiamo paura di andare sopra il nero perché, tanto dopo lo porteremo sotto andrò a selezionarmi il mio marroncino incarnito sempre la stessa cosa filtro sfocatura controllo sfocatura vado a sfocarmelo e lo facciamo un po' più leggero stavolta Un po' troppo <ride> ecco così: 75 può andar bene. Clicchiamo su OK e ce lo portiamo al di sotto, e come vedete, il gioco è fatto. Stessa cosa andiamo a prenderci la nostra gomma e ci togliamo. Il colore che a noi non ci interessa nelle zone in cui non ci interessa e andremo avanti così <coughs> sempre nuovo livello <coughs> ci prendiamo di nuovo il nostro colore nero per farci il trucco sotto come una matita sotto andiamo Sempre scusate, tenendo il nostro pennello andiamo a selezionarci la zona sotto al nostro occhio. Ecco, selez... filtro, sfocatura, controllo, sfocatura. Questa la facciamo un pelo più marcata. Ecco, così magari un 30 o un 29. Così mi sembra molto buono. E clicchiamo su OK. La nostra mitica gomma. Se dobbiamo andare all'interno del nostro occhio, possiamo anche metterci un 100%. Così da eliminare proprio del tutto magari quell'ombreggiatura che è andata al di sopra del nostro occhio. Stessa cosa facciamo con gli altri livelli. Ecco, come vedete già il nostro occhio è cambiato notevolmente. Abbiamo un trucco <coughs> Eh, incarnato come vedete voi, eh, molto bello, che usano spesso le modelle, però non è finita qui perché noi vogliamo farlo perfetto, quindi andremo a selezionare un nuovo livello per andarci a scurire anche le nostre sopracciglia, in genere sopracciglia va un colore marroncino, Visto che vedo spesso la mia, la mia ragazza che si trucca, so che mi dice sempre che non va mai un nero, ma un marroncino scuro. Quindi, noi cliccheremo sul nostro colore, ci selezioneremo la nostra sopracciglia, così da fare il, tru il nostro trucco completo da star. Fatto questo, filtro sfocatura controllo sfocatura scusate cosa ho selezionato filtro sfocatura controllo sfocatura e andremo Selezioniamo la nostra gomma, 50%, eliminiamo la sfocatura che non ci piace tenendo dentro solo quella della nostra sopracciglia e il gioco è fatto. Come vedete questa è la differenza tra prima l'occhio della nostra ragazza e dopo avendo illuminato lo sguardo, pulito l'occhio delle vene al suo interno e eh, levigata e abbronzata la nostra pelle e in più fatto il nostro make up. Come vi facevo vedere prima, il risultato è molto diverso. Ma non è finita qui, perché chi vuole dare quel tocco in più, aggiungere delle ciglia finte quindi eh, prendersi questo pennello che io metterò per tutti i miei iscritti eh, di ciglia finte senza star lì a, a, a selezionare tutte le ciglia allungare così prendiamo le nostre ciglia finte e andiamo a portarcele alla nostra ragazza quindi Vediamo delle belle ciglia da poter mettere, queste mi sembrano abbastanza carine. Ovviamente colore in primo piano nero, dopo ci possiamo scegliere quelle che ci piacciono in base al nostro trucco. Ecco, queste qua sono molto appariscenti. Quindi per questo trucco magari non vanno bene. Quindi andiamo a selezionarci degli altri ciglia. Quindi questo 728 può andar bene. E andiamo a selezionarci le nostre ciglia ecco come vediamo le ciglia sono già molto belle così però eh, dobbiamo vedete che vanno un po' sopra l'occhio quindi dobbiamo modellarle come facciamo? andiamo su modifica trasforma distorci una volta andate su distorci clicchiamo su quest'icconcina qui passa la modalità di trasformazione libera così da poter modificare la nostra ciglia come vogliamo quindi ce la porteremo nella zona in cui vogliamo ecco. ecco così mi sembra perfetto e clicchiamo su invio e come vedrete avremo la nostra ciglia più lunga molto più bella Adesso ci aggiungiamo quella sotto, quindi clicchiamo sempre col nostro pulsante sui pennelli e andiamo a prenderci le ciglia a fare sotto. Ecco, questo può andare bene. Prima però di selezionare andremo a creare un nuovo livello vuoto così da poter poi modellare a nostro piacere le nostre ciglia e andiamo a selezionarci le nostre ciglia. Ora, come prima, modifica, trasforma, distorci. Clicchiamo sull'iconcina qua e andiamo a modificarci a nostro piacere le nostre superciglia. Così sembra abbastanza buono. Invio. E come vedrete abbiamo modificato il nostro occhio in maniera professionale. Questo era il nostro occhio iniziale, la nostra ragazza. E questo sarà il nostro occhio finale. Un occhio da copertina. Abbiamo illuminato, pulito levigato la nostra pelle abbronzato e truccato in maniera professionale come vi dicevo prima poi ci sono altre varianti io ho usato quella che usano spesso le modelle per fare delle foto però dopo sarete voi in base a quello che volete a sbizzarrirvi sui colori come vedete qui ho fatto un nero sul viola, qui ho fatto un verde sul bianco Bene ragazzi, spero che il tutorial vi sia piaciuto, mi raccomando continuate a seguirmi, eh, iscrivetevi numerosi, eh, spero di esservi stato d'aiuto. E che dire, alla prossima, ciao e buona giornata.